Nell'imminente terza puntata di Imma Tataranni 3, l'intrigante omicidio di Fatima assumerà un ruolo centrale. Questa giovane signora, tragicamente e misteriosamente trovata senza vita, diventa il cuore dell'indagine, mentre l'ombra del sospetto sembra gravare pesantemente sulla sua stessa famiglia. Non mancherà un focus sulle intricate vicende personali di Imma, l'indomabile protagonista. Ma prima di tuffarci in questi nuovi sviluppi, è opportuno fare un veloce excursus sugli avvenimenti che hanno caratterizzato gli episodi precedenti. Dove ci aveva portato l'ultima puntata di Imma Tataranni 3. Calogiuri, superando ogni aspettativa, si risveglia dal suo profondo coma, facendo ritorno nel conforto del suo focolare dopo un lungo periodo trascorso tra le mura sterili dell'ospedale. Prima di immergerti in questo video, clicca su iscriviti e sulla campanella per non perderti mai un aggiornamento. Tuttavia, il ragazzo non è più lo stesso. Il suo carattere si trasforma, mostrando sfumature irascibili e aggressive. Oltre a ciò, è visibilmente tormentato e ossessionato dal brutale attentato che non solo lo ha segnato fisicamente, ma ha anche strappato la vita al suo amico romaniello. Con una sete di verità inarrestabile, Imma decide di coinvolgerlo in indagini sempre più complesse. Tra i casi più sconvolgenti, a Matera emerge una storia inquietante. Un giovane viene scoperto senza vita e le indagini rivelano una rete sinistra legata al contrabbando di droghe. Contemporaneamente, Pietro, affascinato dalla misteriosa Sara conosciuta durante una sessione di allenamento in palestra, decide di immergersi nel mondo della letteratura, iscrivendosi a un corso specializzato nella scrittura di romanzi gialli. Il desiderio di Pietro di reinventarsi e di prendere una nuova direzione nella vita appare più forte che mai. La dinamica protagonista Imma Tataranni si ritrova immersa nel complesso caso di Fatima Sarkam, una giovane di 18 anni di origine bangladese. Questa ragazza viene tragicamente rinvenuta priva di vita nella località di La Martella. Nonostante l'inchiesta sia appena iniziata, i media rapidamente veicolano l'ipotesi secondo cui il padre e il fratello di Fatima possano averla uccisa a causa del suo rifiuto verso un matrimonio combinato, un'antica tradizione molto radicata in alcune culture. Imma, con la sua accortezza, cerca di contenere le speculazioni giornalistiche, poiché intuisce che la verità potrebbe essere diversa da quanto si sta raccontando. Infatti, emergono dettagli sulle tensioni familiari che hanno coinvolto Fatima, tensioni che rispecchiano sorprendentemente quelle che la stessa Imma e la sua amica Valentina hanno recentemente vissuto. Questo caso, intriso di emozioni e sfide, tocca profondamente non solo Imma, ma anche l'intera squadra di investigatori. Ma ora, prima di proseguire con il resto del video, ci piacerebbe sapere cosa ne pensi. Lascia un commento e condividi la tua prospettiva con noi. Ora proseguiamo con il video. A Napoli, Valentina si confronta con la prova ardua dell'esame di letteratura orientale e le sue relazioni con Imma rimangono distanti e fredde. La situazione diventa ancora più complicata con l'inaspettata visita di nonna Filomena, che vuole capire personalmente come stia procedendo la vita di Valentina nella regione campana. Durante il suo soggiorno, Filomena intuisce che Valentina sta tenendo all'oscuro Imma su certe questioni. Tuttavia, non è l'unico segreto che aleggia. Diana, infatti, persiste nelle sue visite al sito di incontri senza condividere nulla con Imma e Calogiuri, a sua insaputa, prosegue nelle indagini sull'attentato, benché Imma sia convinta abbia interrotto. Pietro, dal canto suo, ha anche lui un mistero. Mantiene silenziosa la sua crescente intimità con Sara. Nonostante questi veli di mistero, Imma realizza che Calogiuri non ha ancora accettato la tragica scomparsa di Romaniello e decide di affrontare una discussione con lui sulle sue ricerche. E voi cosa ne pensate? Questa stagione di Imma Tataranni vi sta appassionando o meno? Fateci sapere nei commenti!